grido. È la quarta volta che la fai, finalmente l'hai detta giusta. È la prima volta che la dici giusta. Fontaine de Vaucluse. No, è il paese dove vive per 7 mesi all'anno Riccardo Petrella. Sì. È stato qui per sette mesi, è andato via 4 giorni fa. Noi l'abbiamo chiamato, no, purtroppo è andato a insegnare. Lui è un docente dell'università di Lovanio, credo. Comunque vive a Bruxelles, dalle parti di Bruxelles in Belgio. E sono partiti, adesso stanno là per qualche mese, poi verranno in Italia quest'estate. E niente, noi andiamo a vedere questa sorgente, venite, che è una sorgente che sbuca da un buco nella roccia, un buco che è profondo 350 metri. Mi ha detto Petrella che sono anche andate giù delle persone, non so chi, non lui, lui ha 80 anni, è un grande, ma non è che va dentro 350 metri nella sorgente. E per scoprire da dove arriva quest'acqua, ma proprio non si è capito da dove arrivi quest'acqua. Allora andiamo a capirlo noi. E andiamo a capirlo noi, senza entrarci, sì, spero. Con il boccione da riempire. No, ma questa è acqua potabile, H2O, dobbiamo riempirlo in una fontana. Siamo a Fontaine, vuoi che non ci sia una fontana? Bella la Provenza, anche se piove sempre. La fonte. La fonte di là, di là. Senta, dov'è la fonte? Devi vedere da che parte arriva l'acqua. L'acqua arriva da là, la fonte di là. Noi siamo ostinatissimi, quindi dobbiamo assolutamente trovare la fonte. Del Degio aiuta sempre in queste circostanze. Come va? È bello, bellissimo. Ma se pensi che questo fiume qui c'è e poco più indietro non esiste, perché viene fuori da un buco della roccia. Bellissimo. Le chiare, fresche e dolci acque di questa fontana gloriosa ai pellegrini della poesia ripeteranno nei secoli dei secoli i nomi congiunti di Petrarca e di Laura, di Francia e d'Italia. La società Dante Alighieri pose, 8 settembre 1963. Nasce da qui. Di là vedi che ferma. C'è un po' d'acqua, ma è qui che nasce. L'abbiamo trovata? Milioni di turisti all'anno vengono qui a Fontaine de Vaucluse, che poi è la città, il borgo che ha ispirato Francesco Petrarca con i suoi versi chiare, dolci e fresche acque. Chiare, fresche e dolci acque. A cosa te ho la detto pioggia io? Fa male. Cosa ho detto io? Chiare, dolci, chiare, fresche. Chiare, ho fresche. Detto chiare, dolci. No, ho detto chiare, fresche. Ma forse hai ragione tu. E Francesco Petrarca, sì. E la fidanzata come si chiamava? Allora, Silvia e quell'altra. Sì. Silvia. Francesco e lui. Sarà Laura. Marco Visconti. Laura. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Su questa chiudiamo. Sì, fendiamo un pelo vietoso. Fabri ha trovato la fontana. Non poteva non esserci a Fontaine de Vaucluse. Molto gentile. Sì, molto. Ma qui sono tutti gentili. Che ne dicano i detrattori della Francia, i francesi sono tutti gentili, si sforzano di capirci e di farci capire, è bellissimo. Mi piace la Francia.